Il rapporto Ecomafie 2021 di Legambiente ha fatto registrare un aumento dei reati ambientali in tutto il 2020 in Italia, nonostante i 2 mesi di lockdown e le successive restrizioni. Siamo con Stefano Vignaroli, deputato e presidente della Commissione Ecomafie. Dobbiamo essere preoccupati di questo aumento dei reati ambientali o possiamo essere rassicurati dal fatto che i controlli ci sono, funzionano, così come funziona anche la legge sugli ecoreati? Beh, sicuramente lancio una provocazione, nel senso per avere un quadro completo bisognerebbe conoscere il dato dei reati effettivamente commessi e che nessuno mai ha trovato, però ovviamente questo non è possibile. Sicuramente il fatto che si siano diminuiti i controlli, come ha detto lei, proprio per ovvi motivi, perché durante il lockdown è stato insomma difficile quella di scendere nel campo, nei vari siti e avere una rete di controlli costante. Però il fatto che i reati siano comunque tenuti in numero considerevole, questo significa sicuramente che la qualità dei controlli sta mano a mano sempre più aumentando. Quindi è andato positivo. La legge accompagna tutto l'iter poi giudiziario che via via sussegue alla notizia di reato. Noi ci siamo sempre occupati di monitorare e a breve faremo un aggiornamento, un'ulteriore relazione sul monitoraggio dell'applicazione di questa legge. Già nel primo monitoraggio, anche se era la scorsa legislatura e la legge era, diciamo così, approvata da poco, era nuova. Ci siamo sentiti di dire che la legge stava funzionando. Posso anticipare che non solo ribadiamo che la legge anche tuttora continua a funzionare, ma le cose stanno sempre migliorando perché via via l'esperienza e la specializzazione degli organi di controllo sicuramente rafforza anche la qualità e l'efficacia della repressione. Onorevole, ci sono novità dalla Commissione Ecomafie? In queste settimane stiamo facendo tante audizioni per quanto riguarda i flussi illeciti e gli abbandoni dei rifiuti, che è una tematica sentita soprattutto nelle grandi città, per esempio Roma. Quindi stiamo cercando di capirne il fenomeno, analizzando le cause e in particolare concentrandoci su alcuni flussi che sono quelli che probabilmente hanno più problemi, come i RAEE, gli ingombranti e gli inerti. E quindi stiamo facendo tante relazioni, sentendo anche i vari operatori di quei rispettivi mondi, ed è un lavoro impegnativo che a breve contiamo di portare a termine. Poi entro Natale stiamo per chiudere alcune relazioni, perché poi tutti i nostri filoni di inchiesta vengono culminati con una relazione finale per quanto riguarda il tema dei PFAS, ovvero l'inquinamento un po' diffuso in Nord Italia, in particolare in Veneto e in Piemonte, delle acque, di queste sostanze perfluorchimiche, sostanze industriali. A breve licenzieremo la relazione sulla CNAIPI, ovvero la carta e tutto l'iter del processo di individuazione del deposito dei rifiuti radioattivi, che è un tema molto delicato che noi stiamo seguendo costantemente, perché urge costruire un deposito dei rifiuti radioattivi per portare a termine il decommissioning, ovvero lo smantellamento degli impianti delle vecchie centrali nucleari e dei rifiuti che anche nell'attività in campo medico noi continuiamo a produrre. Poi licenzieremo a breve il tema delle acque reflue, siamo in procedura di infrazione e ci siamo concentrati in particolare sulla Sicilia, che è una delle regioni con più problemi per quanto riguarda la depurazione delle acque civili degli abitanti. 8 comuni su 10 non depurano correttamente le acque reflue. Questo significa che i nostri rifiuti vanno direttamente in mare. Licenzieremo quella sugli ecoreati, come avevo detto, stiamo affrontando e a breve chiuderemo il discorso sulle miniere e sulle cave. Le miniere, che attualmente ne esistono poche, però abbiamo un'eredità del passato, dobbiamo sopportare enormi problemi ambientali. E il tema delle fideiussioni, faremo una seconda relazione. Le fideiussioni dovrebbero essere uno strumento finanziario per tutelare la pubblica amministrazione nel caso
chi gestisce un sito non riesca a recuperare il danno che ha compiuto per una serie di motivi. Questo strumento finanziario, però, stiamo vedendo che è giusto sulla carta, ma poi in pratica non funziona veramente. E poi, ultima relazione che a breve licenzieremo, è quella sui porti e dragaggi. Stiamo analizzando i maggiori porti italiani, che ogni porto, il fondale marino deve essere dragato, va fatta della manutenzione necessariamente, e quindi stiamo analizzando questo problema. Un altro tema fondamentale, abbiamo da poco ultimato la nostra relazione sugli incendi. Diciamo che il fenomeno è in leggera diminuzione, tende a diminuire, però rimane un grosso problema. Noi diciamo sempre, giustamente, che bisogna aumentare la raccolta differenziata, ma purtroppo ancora non abbiamo, soprattutto per quanto riguarda alcuni materiali. Faccio un esempio: le plastiche, dei plastiche ce ne sono infinite, infinite tipologie. Ci sono delle plastiche che hanno una filiera industriale in grado di riciclare in materia e recuperare queste plastiche. Ci sono altri tipi di plastiche che purtroppo non hanno ancora, pur essendo potenzialmente riciclabili, non hanno una filiera industriale adeguata. E questo significa che più aumento la raccolta differenziata, più aumenterà quel materiale, quei materiali che non tecnicamente sarebbero anche riciclabili, ma effettivamente non lo sono. Quindi si tendono poi ad accumulare, finché si accumulano in depositi che, guarda caso, poi prendono fuoco, perché se non c'è una filiera in grado di recuperare questo materiale, alla fine necessariamente va smaltito o in discarica oppure in incenerimento, e che comporta dei costi eccessivi, e quindi spesso si cercano delle scorciatoie. Abbiamo anche effettuato una relazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti durante il lockdown in epoca Covid, e siamo preoccupati perché innanzitutto c'è una tendenza ad aumentare l'usa e getta. Noi ci siamo battuti anche per quanto riguarda, per esempio, i guanti, che non sono uno strumento di protezione. L'ISS ci ha dato ragione, e grazie a Dio, per esempio, anche Trenitalia ha tolto questo nel kit di distribuzione nelle protezioni Covid, i guanti. Ma a parte gli strumenti di protezione, che ovviamente sono fondamentali, siamo preoccupati per l'usa e getta in generale, che dà una illusione che ci sia maggiore protezione. Poi noi andiamo spesso, ordiniamo online, ancora di più dopo la pandemia, e quindi questo potrebbe, sarà un problema. Ma soprattutto siamo preoccupati per quelle piccole e medie imprese che hanno purtroppo, e giustamente, hanno avuto problemi, o potrebbero avere dei problemi di bilancio con questa crisi, e non vorremmo che poi tentassero, a maggior ragione in numero sempre più consistente, delle scorciatoie per la gestione dei rifiuti per risparmiare. Quindi questo anche è un motivo di allarme che va attenzionato e monitorato.